Allora, valeva la pena, come Presidente della Camera, eletto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, di fare da contrappunto quasi giornaliero, con dichiarazioni di contenuto politico che non si convengono a uno che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere super partes, di contrappunto al partito, al governo, al Presidente del Consiglio? Queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare, visto che non sei hai partecipato nemmeno per essere super partes alla nostra campagna elettorale, non sei venuto nemmeno in piazza San Giovanni. E allora, scusami, ma io intendo che un presidente della Camera non debba poter fare dichiarazioni politiche e fare l'attività dell'uomo politico. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Io già ho già il quello che hai detto tu, eh?